Per secoli, gli avventurieri sbarcarono sull'Isola Rossa per i suoi tesori. Tra questi, una pietra affascinante, la tormalina, che i nativi credono possa sviluppare i poteri occulti. In un piccolo villaggio, isolato dal mondo, rannicchiato ai piedi di una montagna degli altipiani del Madagascar, si perpetua la tradizione. Si estrae il prezioso minerale. Questo villaggio si chiama Zarafara. Quando sono andato in Madagascar era pressappoco alla fine del 1965. Ho comprato un libro. Era la mineralogia del Madagascar. Ed ho letto giacimento di beriglio, con un nome di fianco, tormalina di Ambulanambul. E avevo letto che c'erano grosse pietre, delle tormaline straordinarie. Il tutto così. Siamo andati con la nostra Land Rover sulla pista degli altipiani fino a un piccolo villaggio che si chiama Ambulanambul. Infine, gli ultimi giorni siamo arrivati a una collina, era molto buio, cadeva la notte e il cielo era nero. Cominciava un grande temporale. Abbiamo montato in fretta le tende. Durante la notte è piovuto ed ancora piovuto, tuoni e fulmini. La pioggia aveva lavato la terra ed era pieno di tormaline ovunque. Ho pensato, vecchio mio, è un miracolo. Perché ho fatto una scoperta così? Era l'Eldorado. La tormalina è la pietra che offre la gamma di colori più ricca del mondo minerale. Vi è rappresentata tutta la gamma di colori, compresi i multicolori. La varietà rossa è la rubellite. Queste pietre appartengono alla mia famiglia da molto tempo. Vorrei farne, ecco, un gioiello, non so, cosa ne pensate? Bene, sono dei begli esemplari, già tagliati e puliti. È superba, ci sono delle parti iridescenti lì, una bella policroma del Madagascar, che sono davvero le più belle. Il Madagascar è una grande isola attraversata a sud dal Tropico del Capricorno. La sua popolazione di 15 milioni di abitanti è composta da 18 gruppi etnici chiamati Karazabe, di cui tre quarti vivono nelle campagne. Lo zoccolo cristallino, che occupa i due terzi del paese, fornisce una quantità incomparabile di gemme, il cui sfruttamento non viene praticamente mai industrializzato. L'isola è bagnata a ovest dal canale del Mozambico, che lo separa dal continente africano, e dall'est dall'oceano Indiano. Mille anni fa il Madagascar era ricoperto da una fitta coltre di foreste vergini, in gran parte ora scomparse. I maghi e gli incantatori vi raccolgono ancora delle erbe e delle radici medicinali. Molto spesso i minerali sono associati a questi rimedi. Sui mercati locali queste medicine tradizionali si accompagnano con frutta e legumi e fanno parte della vita corrente del paese. A causa del suo isolamento, in Madagascar troviamo un'estrema diversità di fauna e di flora rispetto al continente. I lemuri ne sono un esempio. I malgasci, in un racconto, ne fanno risalire le origini a una coppia del clan dei Zafin di Anambo, che sarebbe stata trasformata in Babakoto, che sarebbero poi fuggiti nella foresta tra forti grida lamentose. Questa leggenda spiega perché non sono né cacciati né mangiati. I coccodrilli sono considerati come una reincarnazione degli antenati. Gli anziani raccontano che un uomo assetato chiese dell'acqua in un villaggio. Solo un'anziana donna gliene diede un po'. L'uomo era uno stregone e dopo la dipartita della donna trasformò il villaggio in un lago e gli abitanti in coccodrilli. La ricchezza del sottosuolo malgascio è universalmente riconosciuta. In una zona desertica dove le acque di deflusso durante milioni di anni hanno creato depositi alluvionali ricchi di gemme, una città di nome Illakaka sorge come un fungo. Cercatori e malfattori dell'isola hanno lasciato tutto per accorrere in questa regione e tentare la fortuna. In questo purgatorio sono pochi gli eletti e colano più lacrime che denaro. Qui gli zaffiri, zirconi, granate, ma anche tormaline erose dall'acqua dei vecchi fiumi sono comprate e vendute a chili ogni giorno.
I regolamenti di conti tra gruppi etnici sono all'ordine del giorno e sfociano generalmente nella morte e nel saccheggio delle case di parecchi uomini. Una zona di baracche vagamente protette dall'esercito è riservata alla compravendita delle pietre. Dei compratori, spesso stranieri, affittano questi banchi di vendita. Alcuni scambi avvengono per strada. Frequentemente i venditori propongono dei falsi zaffiri. Per mancanza di esperienza hanno comprato delle false pietre a degli stranieri e le devono rivendere per recuperare i loro soldi. $70 milioni al pezzo? No, non è nemmeno perfetta. È grossa. Quanto pesa? È grossa, quanto pesa? 6 grammi. A quanto me la fai? 7 grammi, 6. Te la faccio a 70. Penso veramente di comprarla. 70 milioni. Sì, 70 milioni. Cosa fa la gente qui? Businessman. Sarebbe a dire vendono e rivendono. Ah sì? Sì, anche se posso vendere a te, anche se siamo amici, può essere che tu mi ricompri quello che mi hai venduto ieri. Per questo lo chiamiamo business. E magari una pietra si rivende così 4 volte, 5 volte fra di noi. Perché magari trovi un buon cliente e me la ricompri. Non riesci a rivenderla perché ci hai perso. Magari io trovo un altro che arriva e te la ricompro di nuovo. Per questo lo chiamiamo business. Qui lo chiamiamo il Far West, il Texas del Madagascar. Perché ci sono molti atti di banditismo qui, ma anche dei crimini. Sì, ci sono dei crimini. La gente si uccide per la ricchezza, per avere molti soldi, per avere le pietre. Quindi il banditismo aumenta e comincia ad essere difficile. Per contro, l'atto di banditismo aumenta. Delle pietre, oh, ce ne sono moltissime, c'è di tutto, del beriglio, del cristallo. Penso che il più grande smeraldo del mondo venisse da qui, lo smeraldo di Mananyar. Qualche chilo, era 80 o 90 chili, più o meno così. È grossa? È una policroma, quanto me la fai? 400.000. No, troppo cara, non se ne fa niente. Fammi il tuo prezzo allora. 50 è il mio prezzo. Ah no, è veramente poco. Ma non ho tutti quei soldi. 350 allora. No, è il mio ultimo prezzo. No, non se ne fa niente, un'altra volta allora. Gli affari non vanno bene. Non è più come prima, è difficile, molto difficile. Bisogna arrangiarsi. Prima qui c'erano solo 3 case. Adesso ci sono 5.000 persone a causa degli zaffiri. E la gente viene qui per fare fortuna, ma non a tutti va bene. Ci sono quelli che hanno la fortuna di diventare ricchi e altri che si sono rovinati. Tu sei qui adesso? Come va? Ciao, allora che notizie hai? Come va il lavoro? Non va troppo bene. Non ci sono soldi perché abbiamo comprato del materiale. Abbiamo venduto a Tuellar le poche pietre che ci restavano. Non abbiamo più soldi. E come avete perso i vostri soldi? A causa della guerra civile, abbiamo giusto avuto il tempo di scappare, non abbiamo nemmeno potuto portare il nostro materiale.
Sono contento di vederti, di ritrovare una delle mie conoscenze. Qui mi sento veramente spaesato. Cosa bisogna fare? Che strategia adottare adesso? Quale può essere il valore commerciale delle pietre che hai venduto? Dovrebbe corrispondere al nostro biglietto di ritorno, giusto 200.000. Non parliamo nemmeno di salario, bastano appena per rientrare a casa. È per questo che resto ancora qui. E cosa pensate di fare adesso? Pensiamo di andare a IBT o Zarafara per estrarre la tormalina. Qui non è più possibile, mi sono scoraggiato. Abbiamo avuto un po' di soldi che abbiamo speso per il materiale, ma poi c'è stata talmente confusione. Il mio amico è partito per Tulear e cerco di trovare un passaggio per andare a raggiungerlo. A 3 ore di strada da Ilakaka, Tulear è una città balneare, il posto ideale per vendere qualche pietra ai turisti che non capiscono niente. Allora, come stai? Come va? Sì, bene. Allora, com'è andata? Hai venduto? Sì, ho venduto. Ho venduto ai tati, laggiù. Allora, hai soldi per rientrare? Sì, ho i soldi per rientrare tutte e due. 25, 50, 75.000. Allora andiamo a prendere il taxi Bruce. Andiamo. Ci vorranno 2 giorni di taxi Bruce per raggiungere la regione di Antisirabe e una giornata in più per il villaggio di Zarafara. Questo villaggio si trova isolato dal mondo moderno, è inaccessibile in auto ed è a 2 ore di marcia da qualunque pista carrozzabile. Non ha acqua corrente né elettricità. Gabi vive qui dall'infanzia e la sua unica attività al di là della vita di famiglia è lo sfruttamento delle miniere di tormalina, come suo padre prima di lui. Ehi, come va? Bene, bene. Entrate. Che notizie portate dal vostro viaggio? Siete soddisfatti del vostro lavoro? Perché qui da noi la tormalina tira bene in questo momento. È stato un risultato inconcludente, non ha portato frutti. Non ho potuto trattenervi, avete voluto fare fortuna rapidamente e lontano, mentre qui la tormalina comincia a dare i suoi frutti. Come dice il proverbio, bisogna tornare a testa alta anche se si è fallito. Adesso bisogna impegnarsi a ben sfruttare la tormalina. Vi presento Patrick, un Vasaha, che era con noi a Ilakaka e è venuto a accompagnarci perché è molto interessato allo sfruttamento della tormalina. È interessante, grazie Vasaha. Allora pare che qualcuno passando di qui abbia trovato il villaggio molto isolato e allora abbia detto: è coraggiosa la gente a vivere qui ed è per questo che chiamiamo il nostro fiume Sahitani, non avere paura della terra sconosciuta. Signor Patrick, ho 40 anni, no, 60 anni. Sono 40 anni che estraggo tormalina. Ho 9 figli. I 4 ragazzi lavorano, quindi mi aiutano. Questo è il villaggio di papà.
Papa ha lavorato la tormalina fino a 59 anni. Ecco le tormaline che abbiamo estratto in una settimana nei cunicoli di Zarafara. L'origine del nome tormalina viene dal cingalese toramolli, che significa letteralmente piccole cose che escono dalla terra. Questo appellativo fa certamente riferimento alla proprietà di attirare piccole particelle di cenere quando si avvicina un cristallo ad un fuoco estinto. Si tratta di un fenomeno piezoelettrico. Nel villaggio, per festeggiare il ritorno dei figli, si organizza una corrida. Questo anche per mostrare alle ragazze il coraggio dei loro futuri sposi. Gabi non manca di innaffiare la cerimonia con rum tradizionale considerato qui come acqua benedetta. I ragazzi hanno fretta di vedere i frutti del loro lavoro e se non li sorveglio andranno di fretta e bisogna consolidare i muri del pozzo e scavare la galleria che porta le pietre. Rischiamo di trovare qualcosa? Dove sono i fiammiferi? Dai, porta i fiammiferi, ne hai con te? Eccoli qui, faccio luce davanti a noi. I fiammiferi non bastano, ci vogliono candele e torce. Ecco una candela. Dov'è il rum? Riuscite a passare? Sì, ci passiamo. Le tormaline si sono formate poco più di 500 milioni di anni fa. La loro localizzazione seguiva una cintura di rocce che attraversava il Gondwana, continente originale. Dopo la sua rottura, il Brasile, l'Africa, il Madagascar e lo Sri Lanka si separano e portano nella loro migrazione dei giacimenti di tormaline. La deriva dei continenti spiega dunque la distribuzione di tormaline in questi paesi. Bisogna seguire bene le vene del filone e non scavare a caso, se no il soffitto crolla. Per questo bisogna fare attenzione quando si scava una galleria ed assicurarsi che da una parte all'altra i supporti siano ben solidi. È così che si estrae la tormalina. E nel momento in cui dei campioni di tormalina nera appaiono nel filone, noi speriamo veramente di arrivare ad una sacca. L'apparire di questi campioni di tormalina nera o bianca, di tormalina rubellite, di mica, ci indicano e garantiscono la presenza di una sacca di tormalina policroma. Quando il filone è buono, ne segue per forza un buon risultato. Adesso farò rientro, mi sento stanco e ho fame. Il pranzo, preparato da mia moglie, dovrebbe essere pronto.
La fortuna mi arride, eccone una vera. È bella. Ho veramente fortuna. Cominciavo ad essere stanco, avevo fame e voglia di rientrare. Ma Dio mi ha ricompensato, oggi e adesso. Adesso posso rientrare. Vedi? Vedi? Sono riuscito, guarda. È così la tormalina qui. Con un po' di fortuna si può riuscire. Una volta che se ne trova una, altre ne seguono, e più grandi di questa qui. A volte grandi come un piede di porco. La composizione chimica della tormalina è complessa. Contiene del silicio, dell'ossigeno, ma anche sodio, litio, calcio, boro e altri elementi. Il che faceva dire a John Ruskin: la sua chimica sembra più una ricetta di un medico del Medioevo che la costituzione di un minerale rispettabile. Non avere paura di niente. Vieni con me a consultare Ra Cyril, l'astrologo, per il nostro sacrificio di domani. Gabi non è molto soddisfatto di quello che trova nella miniera attualmente. A Zarafara, il solo modo razionale per far funzionare le cose è rivolgersi ad uno stregone. Ecco il villaggio di Dadarabé, l'indovino. Vi presento Patrick, un mio amico straniero, un Vasaha, che inviteremo a festeggiare con noi. Ci aiuterà nella costruzione del nostro giacimento. Chiedi a voi, figli miei, di divertirvi con lui perché è simpatico. E questo Vasaha è nostro fratello. È inteso. L'oggetto della nostra visita è di consultare gli astri attraverso di te, per sapere qual è il giorno giusto per fare un sacrificio. Cosa pensi di domani, domenica, e a quale ora? Del resto siamo venuti per passare del tempo e discutere con voi per sapere come rendere fertile la nostra concessione, perché ci dia delle belle pietre, del beriglio rosa, della tormalina rubellite e policroma. Vi ho ascoltato e vi dico domani alle 6. È il primo giorno del quarto mese dell'anno lunare del cancro Asoronthani, che è sotto il segno del destino astrologico leone Alahasati. Siate benedetti. Eccoci qui tutti riuniti per pregare e rendere omaggio a Dio per questa terra sacra che ci ha donato. Tutti noi che siamo riuniti qui, ti preghiamo di accordarci lo sfruttamento della terra per trovare la tormalina. Dacci la benedizione ed esaudisci le nostre preghiere. Gabi implora lo spirito dei Vasimba, che sono i primi abitanti dell'isola. Erano degli uomini piccoli, dalla pelle chiara, vicini ai pigmei. Gli abitanti dei villaggi li considerano come degli dèi, offrono loro sacrifici e li consultano quando un problema si presenta. Pregate per noi, che possiamo trovare la tormalina. Vi benediciamo. La dimora dei Vasimba
è una grotta sacra nella montagna dove tutto il villaggio si reca solennemente per fare delle offerte. Siediti vicino a me, davanti a questa casa di principi. Pregheremo Dio e gli domanderemo la sua benedizione perché possiamo trovare della buona tormalina. Vi do la mia benedizione, figli miei, perché possiate avere dei buoni risultati. È della policroma che cerchiamo. Abbiamo già cercato, ma non abbiamo ancora trovato niente. Per questo ti imploriamo. Cerchiamo anche della rubellite, della tormalina policroma. Ecco cosa ti domandiamo. Vi benedico e buona fortuna. Ogni villaggio malgascio organizza la sua vita in funzione dei fadì. Sono delle proibizioni che solo i più anziani e gli stregoni possono togliere. I figli di Gabi possono cercare la tormalina oggi, ma non domani perché è giovedì e giovedì è fadì. La prospezione e l'apertura di nuove gallerie si fa in modo empirico, scavando sotto una macchia di argilla bianca dovuta a un formicaio oppure una tana. Può anche succedere che un pozzo sia scavato semplicemente perché un cristallo è stato raccolto da terra, uscito dall'argilla a causa di agenti atmosferici. Ce n'è uno che va in alto, io resto qui e gli altri due scendono. Il piede di porco e la pala sono strumenti utilizzati per la ricerca di questa gemma. Le tormaline si trovano in una roccia in decomposizione abbastanza friabile. Capita spesso che si trovino nel caolino i campioni più interessanti. Zara Lisia. È bella, eh? Una tormalina, è intera. Il sacrificio e gli incantesimi non sono stati vani. I figli di Gabi sono nel filone e la raccolta è piuttosto buona. Ci siamo, le pietre cominciano ad apparire. Tieni, guarda com'è bella. Guarda, fammi vedere, una policroma, no? Turna, ha 11 colori. Allora continuiamo oggi o ci fermiamo perché abbiamo trovato questa? Andiamo a bere una birra per festeggiare. Fammela vedere bene, bene, molto bene. Sai?
Ragazzi, siete qui? Siete tutti qui? Siete tutti là? Sì, siamo qui. Dove sei stato? Sei in ritardo, un'ora che ti aspettiamo. Allora, si procede. Quanti siete? Siamo in quattro. Si vede il filone? Sì, si vede, abbiamo già cominciato. A Zarafara lo sfruttamento della tormalina non è un'attività costante. Si estrae la gemma in funzione dei fadi, ma anche dei bisogni di denaro della comunità. In effetti, il ricavato delle pietre non serve a nutrire il villaggio, ma è utilizzato per comprare materiale, fare costruzioni o altri bisogni complementari. Il cibo generalmente viene fornito dalle colture o dall'allevamento. Oltre alle pietre coltiviamo del riso, manioca, patate e il taro. Alleviamo anche degli zebù. Per quanto riguarda la tradizione, dall'origine della società malgascia, signor Patrick, noi pratichiamo la reinumazione dei morti e in quell'occasione sacrifichiamo degli zebù, dei maiali. Ricopriamo il cadavere con un lenzuolo. Sono delle pratiche ancestrali. Poi raggruppiamo tutta la famiglia in un solo posto. Mangiamo, danziamo, ci divertiamo in attesa di andare alla tomba. Una volta arrivati lì, facciamo venire i musicisti, i flautisti, per far danzare i bambini. Essi vedono il cambiamento del sudario degli antenati che togliamo da uno scrigno. In quel momento danzano e aspergono di rum gli antenati. Questi sono i costumi malgasci e i discendenti hanno il dovere di perpetuarli fino ai giorni nostri. I vivi comunicano con i morti ed è in questa occasione che organizziamo la reinumazione dei morti, il Famadiana. Questo rito è praticato sugli altipiani presso i Merina. Gabi ha sognato suo padre, gli ha parlato a lungo della miniera, ma soprattutto gli ha detto di non essere a suo agio nella tomba. Gabi e la sua famiglia gli hanno così organizzato un famadiana. Forza nonno, lasciati maneggiare. Dai, solleviamolo così. Andiamo. Ecco Radriambelo. Radriambelo, come sei pesante. Ecco la nonna Ramaro. E il prossimo è Ramanana. Il fine della cerimonia è di cambiare il sudario al cadavere. La chiamano Lamba Mena. Si farà girare 7 volte il cadavere attorno alla tomba prima di seppellirlo. Il vecchio sudario è un simbolo di fecondità, sarà diviso tra tutte le donne. Nella regione si cercano tormalini ovunque, anche fra i detriti alluvionali del fiume che porta l'acqua al villaggio. Esse sono state strappate alle montagne circostanti dal deflusso delle acque. La densità delle gemme è importante
e permette loro di immagazzinarsi nelle anse naturali del fiume. Scavando in punti ben precisi, i cercatori possono trovare delle sacche molto concentrate di tormaline. Che prezzo proponi per queste pietre? 60.000? No, è troppo, non compro a questo prezzo. Rientrate subito in classe. Rientrate subito, senza spingervi e toglietevi il cappello. Sedetevi. Grazie, signore. Sono arrivato qui dopo il 1993. Abbiamo cominciato da zero. Non c'erano né porte né finestre. Ma in quel momento i sotterranei producevano, come dire, molte pietre preziose. E la gente qui lavorava e faceva regali. Abbiamo fatto dei lavori, tutti gli anni facciamo delle vacanze. Vacanze scolastiche. E così facciamo le riparazioni. E finalmente il governo ci ha fornito delle lamiere e del cemento per degli scaffali. Qui abbiamo cominciato dal fango. Abbiamo potuto avere delle lavagne. E a poco ci arrangiamo così. Queste pietre provengono dalle montagne laggiù, serviranno per costruire la scuola. Nel nome di Dio e degli antenati, secondo la tradizione malgascia, per costruire una casa si sotterrano le pietre viventi, i cristalli di luce. Sono delle protezioni. Vita, de vita de gabbia. Dea, mamut miarakam. Abbiamo finito. Vieni da Dagabi per bere un bicchiere. Che ciascuno abbia lunga vita. La tradizione è rispettata. Che siate tutti benedetti e che ogni nostra impresa sia un successo. Lunga vita a tutti. I cristalli di luce sono dei cristalli di quarzo che i malgasci mettono ai quattro angoli della casa e al centro delle fondamenta per proteggerla. Il tutto innaffiato da rum. Faremo una stima di queste pietre e cercheremo di venderle sul mercato di BT perché sono di buona qualità. Le gemme trovate saranno vendute. Le meglio cristallizzate andranno da dei collezionisti o musei. Le più pure saranno acquistate per essere tagliate. Ogni lunedì, ai piedi della montagna di BT, si organizza un mercato delle tormaline. Comincia presto al mattino e finisce verso mezzogiorno. Si trovano pietre ma anche alimenti, vestiti e attrezzi. È il grande raduno della regione dove si possono scambiare derrate ma anche idee. Vengo qui per comprare pietre grezze. Vendo davanti all'albergo e anche nei negozi. Vendo anche dai clienti che vengono direttamente da noi. I mercanti come Noro vengono da Antisrabe per comprare pietre grezze a prezzi interessanti.
15.000 al massimo. No, 20. 15.000 è un buon prezzo. Il motivo è che sono delle pietre da collezione. Avec le champ de Tana? Ti prego, signora, non rincarare, la devo rivendere. È il mio ultimo prezzo, dai, fai una buona azione per noi. Come si chiama questa pietra? Noro ha cominciato a commerciare solo 2 anni fa. Al principio prendeva solo pietre da altri commercianti che vendeva in cambio di una piccola percentuale. Adesso gira tutti i mercati di pietre della regione per costituire il proprio stock. I margini sono più alti quando si compra direttamente dai minatori, ma il rischio è maggiore. Bisogna conoscere bene le pietre. Sono le 10 del mattino. Noro ha fatto il suo giro. Ha visto e comprato tutto quello che le interessava qui. Adesso si deve recare in un altro mercato ad 1 ora di taxi Bruce da qui, il mercato di Betafo. È un mercato più importante di quello di IBT. Degli artigiani forgiano sul posto degli attrezzi per i minatori. Non è esattamente come questa. Cerco una tormalina cristallizzata senza fratture, che non ha preso colpi. Trovo che non sia danneggiata. Ne cerco una con una superficie più grande. Ansirabe è la culla dell'etnia Bezzileo, la cui origine è asiatica. Noro fa tagliare le pietre prima di metterle in commercio. Il margine sarà maggiore. I lucidatori tagliano circa 15 pezzi al giorno. Vi affido questa pietra. Si può lucidare e farla piatta? Sì, si può fare rapidamente. Le tormaline policrome sono tagliate perpendicolarmente al cristallo. Si ottengono così delle fette che sono lucidate con le mole. Le mole devono essere cambiate varie volte utilizzando una grana sempre più fine per ottenere una lucidatura perfetta. Questo lavoro richiede una grande attenzione perché la tormalina è un materiale fragile. Questo è dovuto in parte alle inclusioni che contengono, che sono delle fratture canalizzate parallele le une alle altre. In trasparenza si notano delle zone concentriche di colori diversi dovute alle diverse fasi di crescita del cristallo. Antananarivo è la piattaforma rotante dove arrivano tutte le pietre provenienti dalle diverse regioni del paese. Noro qui può trovare merci nuove e vendere le sue pietre.
la stazione è un punto strategico. Fammi vedere questo, è del quarzo rosa. Sarebbe bene tagliarla a metà? Sono 75.000. 75.000, giusto? È stellata. Fammi vedere dove. Qui, guarda. Bisogna dividerla in due. 25? Ho delle pietre da proporre. Guardate bene il colore. Cerco dei cabochon. Forse come questo, guarda bene, cosa ti può interessare? E delle pietre grezze ti possono interessare? Sì. Tutto quello che dovete fare è spazzolarle. La si spazzola come questa, diventerà tutta pulita. Questo mi potrebbe interessare. Dove puoi trovare delle pietre come queste? Voglio delle pietre da collezione. Ma questa è stata estratta così e non ha subito nessun intervento. Quello che voglio è veramente una pietra da collezione, sfortunatamente è un po' rotta. Ma questo è niente, la possiamo rettificare. Ah no, non mi dire stupidaggini, se no mi arrabbio. È dai mercanti che esportano che Noro avrà più possibilità di vendere tutta la sua partita di tormaline policrome. Buongiorno, buongiorno. Vengo a vendervi delle pietre se siete interessati. Sicuro, possiamo dare un'occhiata. Vediamo cosa siete riusciti a portarmi. Delle belle pietre piccole oppure delle pietre grosse un po' così così. Delle piccole ma belle. E delle policrome, là. Vengono da un giacimento diverso da queste. Avevo trovato delle tormaline con la fine piatta, la testa piatta ed un po' blu. Blu, rosa, verde. Splendido. Trovo che la tormalina sia una pietra fantastica e molto interessante perché ha tutta una grande varietà di colori, praticamente tutti i colori possibili, dal bianco al nero chiaramente. Di clienti che cercano delle placche di tormalina ce ne sono un po' ovunque nel mondo, ma tradizionalmente sono i tedeschi più i grandi consumatori. Io ho dei buoni contatti con dei clienti tedeschi che me lo chiedono sempre. Sono andato a Idar Oberstein e ho visto delle collezioni di placche di tormalina policroma fantastiche, per la maggior parte malgasce, sfortunatamente la maggior parte antiche, ma delle cose fantastiche. I mercanti di Antananarivo, che esportano nel mondo intero, utilizzano mezzi sofisticati per lavorare le gemme. Ricevono ogni giorno delle decine di chili di minerale, tra cui tormaline. La selezione per le pietre grezze e tagliate è minuziosa. Il colore, ma anche la forma, sono importanti, in funzione dei diversi acquirenti e diversi paesi d'esportazione. Alcune tormaline saranno sfaccettate. È una pietra che ha uno spiccato pleocroismo, cioè il suo colore cambia in funzione dell'angolo secondo il quale si osserva il cristallo. Una pietra può essere verde scuro sotto un'angolazione e sotto un'altra verde giallo. È importante avere tagliatori esperti per tagliare la pietra sotto l'angolo migliore, là dove il colore è più interessante. Durante il taglio deve evitare al massimo tutte le inclusioni sgraziate, cercando di conservare al massimo peso possibile alla pietra. Capita spesso che le tormaline subiscano un trattamento termico artificiale per migliorare la qualità dell'originale. Le temperature raggiunte sono tra i 250 e i 700 gradi centigradi, ma questi trattamenti sono rari in Madagascar.
Ho importato delle tormaline del Madagascar a Ida Roberstein ed in questa città durante circa 10 anni abbiamo venduto pietre sbriciolate, martellate e segate per il mercato di qui. Ci sono non pochi che hanno vissuto per parecchio tempo di questa grande scoperta della tormalina. È magnifica. Mi piace? Mi piace molto, veramente molto bella. È veramente molto bello. Sì, veramente. La vita di Gabi è interamente dedicata alla tormalina. Mormora in modo ipnotico in un grande sorso di rum. Le ho dato 40 anni della mia vita, ma lei ha un grande potere, quello dei Vasimba. È lei che ha riportato i miei figli nel nostro villaggio.